Salve a tutti, sono Terriana e sono qua per provare a parlare un pochino di Rocket League, non per fare un gameplay in sé per sé, ma per provare a fare un paio di ragionamenti per quanto riguarda una cosa che molte persone hanno notato ma non si sono molto interessati alla cosa, che considerando come è andato bene questo gioco mi ha incuriosito come comportamento. La cosa è che Rocket League, oh grazie caro della spintarella, dicevo Rocket League è un po' scomparso, tra virgolette, che non è un male, non è neanche un bene, ovviamente. Però molte persone mi hanno detto: ma perché non porti più Rocket League? Ma perché, tipo, non c'è nessun. Ci sono pochi canali che portano Rocket League ancora oggi. E il motivo è anche da. Diciamo, c'è una cosa molto semplice. Partiamo per gradi. È una cosa molto semplice, ma dobbiamo partire con un'introduzione. Rocket League è un gioco multiplayer online, con un sistema di ranking e tutto quanto, come ogni altro gioco. Bravissimo il mio compagno. Il discorso per Rocket League è che sta, diciamo, portando avanti il gioco in una maniera che secondo me è sbagliata. Secondo me, questa è la mia opinione, non dico che sia la cosa giusta da fare. Tutti i giochi competitivi online, come Rocket League si vuole porre, perché questa è la cosa che vuole fare Rocket League, proporsi come gioco competitivo online. Il sistema di ranked, di ranking, di rating, o come volete chiamarlo, di classificate, chiamiamolo, ecco, chiamiamole classificate, non, diciamo che non ti invoglia a voler continuare a giocare. Voi direte, perché non ti voglia continuare a giocare? Perché non ti voglia continuare a mantenere. Oh mio Dio, sono scarsissimo. Perché non hai voglia di continuare a giocare a Rocket League dopo un po'? Per un semplice motivo. Tutti i giochi competitivi online ti danno delle statistiche, ti danno del feedback nel momento in cui stai hai finito una partita per dirti: hai fatto questo, 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 hai fatto un sacco di cose, ma Rocket League non lo fa. Rocket League è uno dei pochi giochi competitivi che non ti dà un senso di progressione. Oltre a vedere le skin che ti vengono sbloccate sull'account, non c'è un senso di progressione vera e propria. Non hai una soddisfazione a vincere tante. Non hai una soddisfazione di continuare a giocare. Perché? Perché non ti. Ad esempio, giocare ranked su Rocket League non ti viene detto quanti punti hai vinto, non ti viene detto quanti punti hai perso. Ti viene soltanto detto il punteggio che hai fatto per quanto riguarda le mosse che hai fatto all'interno della partita. E poi basta. E queste sono le statistiche che ti vengono date in mano. Che ti vengono date in mano. Nient'altro. Il resto è tutto congettura. Devi andare a controllare personalmente, neanche sul tuo profilo, perché non c'è un profilo dove te lo indica. Ma quando selezioni la coda ti dice: questo qua è il tuo rating, questo qua è il tuo valore come giocatore. Per ogni coda c'è il proprio valore. Il che non invoglia la gente a giocare. I giochi competitivi moderni. I giochi competitivi moderni, dicevo, hanno bisogno di darti costantemente, quando fai partite, di darti una soddisfazione che poi ti porta a dire: ehi, sono migliorato, voglio continuare a giocare. Ehi, sono andato male, voglio continuare a giocare e migliorare. E Rocket League non lo fa, ed è questo il suo errore, che tu dici. Un errore semplice da correggere, basterebbe introdurre un sistema del genere, che è anche facilissimo perché dici: hai guadagnato tot punti, ti mancano tot punti per diventare competitivo. La cosa è che non. Per diventare questo livello. La cosa è che no, ciò non viene fatto da parte di Rocket League. E quindi rimane quella sensazione di: ti sei divertito, è molto bella, è molto divertente. Ma è un divertimento che non porta a nulla. In un gioco competitivo non puoi creare del divertimento che non porta a nulla. Perché o diventi ossessionato del gioco in sé, in generale, che questo qua non, è una cosa su cui gli sviluppatori del gioco non possono contare. Non possono contare su questa cosa, gli sviluppatori del gioco. Non possono contarsi su una player base che è una porzione delle persone che giocano. Soltanto una piccola porzione delle persone che giocano diventeranno ossessionate da questo gioco in questa maniera. Quello che si vuole fare solitamente quando si crea un gioco di questo genere
è, come prima cosa, piantare e creare un sistema competitivo. Piantare e creare qualcosa che ti dia soddisfazione, che ti dia un motivo per continuare a migliorare. Perché? Perché così te torni a giocare, dici, ehi, io voglio essere più bravo del mio amico, voglio avere questo livello, voglio... È proprio, è nella natura umana avere sentire e avere la necessità di dimostrare di essere i migliori, dimostrare di saper fare qualcosa bene. Il che ti porta a chiedere, per quale motivo dovrei continuare a giocare a Rocket League se non importa a nessuno se sei bravo o meno, perché non ho nessun modo per dimostrare che sono bravo o meno? E qua sbaglia. E la cosa è che Rocket League poi si è concentrata come prima patch grossa, si è concentrata a mettere un altro stadio e altre due macchine e altre cose estetiche. Questa cosa, il fatto che tu aggiungi cose al gioco, non è un male, ma non sono le cose necessarie per far affezionare le persone al tuo gioco. Devi prima creare i meccanismi di base per avere le persone che si affezionano al tuo gioco, per poi dopo creare i contenuti aggiuntivi che ti permettono di diventare affezionato a quel gioco. Tu ti affezioni a un gioco per una base, allora, ti piace un gioco e cominci a coinvolgerti un gioco per il modo di base in cui funziona e per ciò che ti dà come soddisfazione. Per poi dopo le skin, anche su League of Legends, le skin non è che sono il motivo principale per cui giochi. Sono un'aggiunta, sono quello che ti fa affezionare al gioco, sono quelle che ti fa ossessionare al gioco. E non è un male questa cosa, è normale, è il modo in cui funziona il mercato dei giochi multiplayer ormai oggigiorno. Funziona così. Prima ti affezioni al gioco, poi ti danno motivi per rimanere fedeli al gioco. E se non fosse così sarebbe molto molto grave, perché cioè non ci sarebbero giochi che la gente, non ci sarebbero giochi competitivi perché la gente non si affezionerebbe. Non ci sarebbero giochi competitivi perché nessuno sentirebbe la necessità, wow, bravo quel tizio. Nessuno sentirebbe la necessità di dimostrare di essere il migliore, il che non creerebbe scena competitiva, il che non creerebbe nessuna community. La community di Rocket League è già rimpicciolita un po', soprattutto in Italia. C'è stato un po' di hype iniziale, la gente si è divertita, ma anche io alla fine non sento la necessità di giocarci più di tanto. Mi ha divertito, mi sono fatto quattro risate. Qualche volta quando non so cosa... Ecco, Rocket League è diventato quel gioco quando non so cosa fare, quando non ho voglia di giocare a League of Legends, quando non ho voglia di giocare ad altri giochi che mi coinvolgono di più. È questa la cosa. Non puoi avere un sistema, non puoi avere un gioco competitivo online così. È un peccato, più che altro per Rocket League, che è anche un gioco di qualità. Avere una situazione del genere è un po' un dramma. Perché? Perché non... Nessuno ha più motivo di continuare a giocarci. E non crescerà come community. È un peccato che un gioco che può essere veramente competitivo non cresca di più. Perché sono occasioni sprecate, nel nostro caso, nel nostro ambito, perché vuol dire che è un probabile sport in meno che poteva esistere. Tutto qua. Niente, vado a perdere la partita per il mio compagno di squadra. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Io sono Terenas. Bella!